Marcello, presidente di T-Biz. Presidente, abbiamo già parlato in una precedente intervista di come l'appuntamento quest'anno con T-Biz sia stato sdoppiato, uno questa sera appunto con T-Biz Conference e un altro il maggio prossimo con T-Biz Open World. Si parlerà di internazionalizzazione e sarà l'occasione per esporre quelle che sono le tecnologie made in Campania e delle problematiche da risolvere per far sì che ci sia appunto un contatto tra quelle che sono l'eccellenza, le nuove tecnologie campane, napoletane con l'estero. Sì, perfetto, inquadrato perfettamente l'argomento di discussione, però mi preme fare una precisazione, visto che il termine internazionalizzazione diciamo, racchiude in sé molti significati, volevo chiarire qual è il significato che noi attribuiamo a questa parola. Il significato che noi attribuiamo a questa parola non è delocalizzazione, non è accordi più o meno utili, ma è quello classico, cioè vendere. Per noi l'internazionalizzazione è prendere un prodotto campano di valore, come ce ne sono tanti, e portarlo all'estero, venderlo all'estero, fare in modo che ci sia dell'ingresso di monete, di rendite da queste vendite, che ci possa consentire poi di creare un po' di ricchezza anche dalle nostre parti. Visto che comunque noi acquistiamo materie prime, petrolio, legno, acquistiamo apparecchi tecnologici, telefonini, televisori, insomma. Quindi c'è una nostra ricchezza che va via, è indispensabile che ci sia un'altra ricchezza che entri. Noi crediamo che il Made in Italy va benissimo nel mondo, ma crediamo che il Made in Italy possa essere ben integrato da un Made in Campania, da un Made in Naples, che ha una sua precisa riconoscibilità in tutto il mondo. Presidente, poi in un periodo di crisi come questo diventa quasi necessario andarsi a cercare nuovi mercati. Guardi, l'ho detto nella presentazione, stranamente, il 48% delle piccole e medie imprese spagnole esporta. Ora io vorrei sapere cosa hanno in più le piccole e medie imprese spagnole che noi non abbiamo, niente. Probabilmente c'è una situazione di difficoltà di accesso al credito, di difficoltà di accesso alle agevolazioni, tutti elementi risolvibili. Il problema è avere il prodotto. Noi credo che in Campania, al sud, il prodotto lo abbiamo, c'è da risolvere questi impedimenti. Ci può essere anche un freno di tipo tra virgolette culturale, nel senso non c'è la tradizione forse di rivolgersi a mercati esteri, si tende a restare, a radicarsi sul proprio territorio? C'è una tradizione che non è di internazionalizzazione, diciamo. I meridionali sono grandi marinai, no? Troviamo a capo comandante di una petroliera nei mari del sud, è facile che troviamo una persona di Sorrento o di Castellammare di Stabia. Ma non viene interiorizzata ancora come cultura. Noi ci stiamo lavorando dal 2009, non solo noi ovviamente, ma crediamo che siamo vicini all'obiettivo, pensiamo che i tempi siano abbastanza maturi.